importante dire e citare tutti quelli che sono qui presenti, che sono tutte persone, molte le conosco fortemente anche consultate al referendum. Adesso il nostro compito è quello proprio di tenere viva l'attenzione su questo appuntamento elettorale, perché credo che il tentativo di mettere un po' di sordina
Qui invece che i cittadini possono autonomamente decidere su questioni fondamentali, gli si dice non andate a votare, che ci pensiamo noi. E questa questione, come si può dire, ha anche delle implicazioni, se vogliamo, significative, anche sul piano economico. Questa operazione di non aver accorpato le elezioni amministrative con il referendum costa al nostro paese all'incirca 350 milioni di euro, che in una situazione di gravissima condizione economico-finanziaria del nostro paese è veramente scandaloso che non ci sia neppure stata la dignità e la cortesia di essere coerenti con le considerazioni che anche qui ci fanno quotidianamente. Insomma, ci sono tagli su servizi essenziali dei cittadini, su diritti di cittadinanza, su questioni fondamentali del nostro paese. Ebbene, di fronte a questa situazione, per evitare appunto che i cittadini si esprimano, si preferisce buttare al vento questa dimensione di risorse importanti. Anche qui non voglio spendere parole, poi c'è un'anomalia che si trascina nel nostro paese rispetto a un ruolo assolutamente selettivo e inconcepibile rispetto anche alle dinamiche di altri paesi, non solo a livello europeo, ma a livello anche internazionale. Insomma, non esiste sostanzialmente da nessuna parte che il quorum per l'efficacia di un referendum debba avere la maggioranza più uno dei cittadini con diritto di voto di un paese. Insomma, no, abbiamo visto che anche in altre realtà, in situazioni simili, la città di Berlino ha recentemente votato sulle questioni legate anche alla gestione che deve rimanere prevalentemente pubblica dell'acqua. In quella città quel referendum aveva una soglia di operatività del 25%, insomma, e quindi sono dinamiche completamente diverse. Però siccome noi siamo anche ambiziosi, abbiamo diciamo così, l'enorme energia della convinzione che la democrazia e la dignità dei cittadini devono essere prevalenti, siamo convinti di raggiungere il quorum in questa circostanza. Lo siamo anche perché lo straordinario successo della raccolta di 1.400.000 firme, che non ha pari riscontri nella storia del nostro paese, è una premessa importantissima, non soltanto per la dimensione quantitativa, ma anche e soprattutto per la dimensione qualitativa di come è avvenuta questa operazione, che è avvenuta attraverso una rete diffusa di comitati, di associazioni in tutto il nostro paese, una rete reticolare molto puntuale e capillare nelle grandi come nelle piccolissime realtà. Vi assicuro che anche in questi giorni, in queste giornate, insomma, anche andare in piccolissimi paesi e vedere moltissima gente presente a queste discussioni, con una presenza tra l'altro del tutto nuova. Per esempio c'è una presenza fortissima intergenerazionale, vediamo anziani con giovani, vediamo protagonisti di questa iniziativa, moltissimi giovani che su altri temi, su altre vicende sono abbastanza perplessi, lontani, scettici rispetto alla dimensione della politica, intesa in una dimensione che si può dire più tradizionale, più partitica, insomma, no? E quindi questa voglia di protagonismo diretto, di prendersi in mano un po' il proprio destino con grande determinazione è un segnale assolutamente, assolutamente forte. Allora, di fronte a questo segnale dobbiamo ribadire alcune cose con una tranquillità ma anche una certezza. I referendum si faranno, hanno tentato di fare una grande confusione, hanno tentato di fare una cortina fumogena, purtroppo trascineranno la discussione sul nucleare fino esattamente avanti vigilia del voto, perché la Corte di Cassazione si riunirà probabilmente verso la fine di maggio e soltanto quando il provvedimento del governo sarà esecutivo e definitivo, e quindi su questo si esprimerà. E quindi c'è già un po' di confusione ovviamente e di incertezza nei tempi, però il loro obiettivo era esattamente quello di creare una perplessità nei cittadini.
ha tentato un'operazione abbastanza simile con l'acqua, facendo un provvedimento che determina, individua la nascita della authority dell'acqua nel nostro paese, e anche qui senza pudore il ministro dell'ambiente il giorno dopo esce e fa una conferenza stampa e dice abbiamo risolto anche il problema dell'acqua perché abbiamo definito il percorso per attivare l'autority dell'acqua. Ora l'autority con i nostri quesiti referendari non c'entra nulla, perché l'autority dovrebbe essere, o eventualmente nell'intenzione del governo è quella, diciamo così, quella scelta che dovrebbe governare la competitività del mercato nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato, in un ambito ovviamente di competitività di tipo privatistico. Noi evidentemente invece vogliamo bloccare e invertire la deriva della privatizzazione con gli strumenti e gli argomenti che poi cercherò di approfondire. Però al di là di questi tecnicismi legati al tema del referendum, quindi volevo partire con questo tema per dire i referendum ci saranno e quindi dobbiamo lavorare fino al 12-13 giugno con la determinazione di convincere quante più persone possibili a doversi esprimere. Possiamo anche rivendicare già una cosa, che culturalmente su questo ambito abbiamo già vinto, perché non c'è nessun interlocutore che ha, come si può dire, accetta la sfida di venire tra i cittadini, tra le comunità e dire io sono qui perché sono favorevole alla privatizzazione dei servizi. Allora quando siamo in una democrazia e ci sono opinioni dialettiche, evidentemente si potrebbe aprire anche in una democrazia, come si può dire, ragionevole e corretta e trasparente, si potrebbe aprire legittimamente anche un grande dibattito intorno a questa questione. Si potrebbe fare in modo che a fianco alla mia presenza ci fosse anche qualcuno che la pensa in modo esattamente contrario, se non opposto, eppure voi vedrete pochissimo attivarsi i comitati per il no, perché non c'è nessuno che si espone anche nella rivendicazione della validità di questa scelta e che difenda fino in fondo la scelta del governo. Anzi, che lo vedremo dopo, si sono giustificate queste scelte attraverso delle manipolazioni e delle ipocrisie di informazione che non hanno alcun fondamento. E la domanda che dovremmo porci è se è legittimo o meno che un bene naturale essenziale per la vita come l'acqua possa essere considerato una merce. Dovremmo partire da una domanda molto semplice di questo tipo, perché altrimenti se cominciamo a entrare subito nelle dinamiche poi della gestione perdiamo un orizzonte importante. Allora, siccome diciamo così, esiste io penso sia un dato scontato che non esiste nessuna possibilità di vita in assenza di acqua, quindi se l'acqua è essenziale per la vita, è un diritto essenziale per la sopravvivenza di ogni organismo vivente, quindi in quanto tale l'acqua è un diritto universale. L'ONU quest'estate, su iniziativa della Bolivia, nel luglio di quest'anno, ha riconosciuto con un primo provvedimento il diritto universale di accesso all'acqua potabile come un diritto inalienabile delle persone. Sappiamo che questo è un auspicio, perché sappiamo che la situazione è clamorosamente diversa da questo auspicio. Ad oggi 1.200.000.000 di persone non hanno accesso all'acqua potabile, 30.000 persone muoiono ogni giorno per mancanza di igienicità correlata all'accesso di acqua che non è potabile, e quindi questa situazione che doveva essere uno degli obiettivi strategici del millennio di tutti i paesi a livello mondiale è stato clamorosamente sinora disatteso, in gran parte perché è stato delegato alla dimensione del mercato. Abbiamo delle situazioni veramente paradossali. Nel rapporto dell'ONU del 2006, non a caso intitolato l'ultimo rapporto dell'ONU su queste questioni, e si chiama Acqua e Povertà, non solo si parla della difficoltà di accesso per condizioni climatiche, geomorfologiche e quant'altro dell'acqua in alcune situazioni, ma si sottolinea soprattutto un fatto, che c'è sempre più discriminazione nell'accesso all'acqua per questioni socio-economiche.
fa quello che dovrebbe essere un principio essenziale, universale, un diritto di eguaglianza, di pari dignità delle persone, viene disatteso e messo in discussione. Ovviamente con livelli e criteri diversi a seconda, come si può dire, delle condizioni di democrazia, dei processi socio-economici che hanno riguardato alcuni paesi e della capacità anche dei cittadini di quei paesi di invertire quelle tendenze. Perché ci sono stati dei paesi, anche nel cosiddetto sud del mondo, che hanno fatto iniziative straordinarie su questi principi e oggi, bisogna riconoscerlo e sottolinearlo, sono molto più avanzati sul piano costituzionale di noi rispetto alla puntualizzazione di queste questioni. L'Ecuador, la Bolivia, l'Uruguay hanno nella loro costituzione nazionale inserito il principio che l'acqua è un diritto universale, è inalienabile e quindi da questo punto di vista va riconosciuta come diritto di accesso in modo estensivo. E non è un caso forse che i presidenti di alcune di queste nazioni sono stati anche tra i principali leader di mobilitazioni popolari che si sono opposte alla privatizzazione dell'acqua e che sono costate, come si può dire, sofferenze elevatissime a questi paesi, centinaia anche di morti su queste questioni. Guardate che molti dei conflitti oggi attivi a livello internazionale non si fanno più sul controllo delle risorse fossili e del petrolio, ma lo si fanno sul controllo dell'acqua, che è divenuta ancora più strategica di queste risorse. E allora a questo punto di vista bisogna ovviamente capire come avvengono le dinamiche di governo e i processi di controllo su questi beni. E guardate che quando parliamo del sud del mondo spesso ci illudiamo che questa questione dell'acqua sia una questione che riguarda paesi più sfortunati dei nostri, paesi esposti magari a delle situazioni anche climatiche e strutturali molto, molto diverse. In realtà, sempre in questo rapporto dell'ONU si dice che se non cambieranno gli stili di vita, le dinamiche di inquinamento, gli sprechi e gli sperperi e la compromissione delle risorse anche più profonde di accesso all'acqua, due cittadini su tre al 2030, 2025 e 30 saranno in una situazione di crisi idrica. Non vuol dire ancora una situazione di siccità, ma vuol dire una situazione di crisi idrica. Quando si parla di due cittadini su tre vuol dire che ci siamo dentro anche noi, non è che poi uno tranquillamente, perché è abituato insomma, avere acqua come disponibilità in quantità rilevante, significativa, importante, sia una situazione tranquilla. Se poi al massimo in qualche modo fare anche un approfondimento più tematico, più regionale, possiamo già dire che per esempio il bilancio idrico della regione Veneto è un bilancio deficitario, vale a dire che si vende e si consuma più acqua di quella realmente disponibile. Uno dice, ma come può succedere questo? Può succedere perché finora a compensare la differenza tra l'acqua disponibile e l'acqua richiesta sono stati i bacini artificiali di montagna, che vengono utilizzati propriamente come delle spugne da riempire e da svuotare in funzione delle esigenze irrigue piuttosto che idroelettriche, piuttosto che. E quindi vuol dire che anche la pianificazione, come si può dire, su ampia scala, da questo punto di vista, è una pianificazione che appunto fa acqua, potremmo dire metaforicamente, ma in realtà è molto problematica. Allora, se l'acqua è fondamento della vita e se la vita non è monetizzabile, è evidente che un ragionamento semplice, ma che dovrebbe essere coerente, è che l'acqua non può essere considerata una merce, ed è altrettanto semplice fare un ragionamento conseguente che l'acqua non può essere fonte di profitto. Ed è il ragionamento semplice dal quale poi dovremmo
l'acqua rimane pubblica e rimane un bene demaniale. Quindi dice questa iniziativa, questa raccolta delle firme, questa proposta di referendum è una gran fantasia, è una gran presa in giro dei cittadini. Ora, anche qui è veramente incredibile la mistificazione che si fa quando si ha, si può dire, il potere della comunicazione, no? Perché quando parliamo di privatizzazione, diciamo che l'acqua, secondo noi, viene privatizzata perché la privatizzazione formale non avviene in quanto l'acqua rimane un bene demaniale, ma la privatizzazione sostanziale è nella gestione di questo bene. È chi gestisce il bene che determina poi l'accessibilità o meno a quel bene. Quindi che il fatto che su qualche normativa o sulle normative in vigore rimanga formalmente definita l'acqua come un bene demaniale e poi si illudano i cittadini dicendo guardate che non stiamo privatizzando perché noi stiamo privatizzando solo la gestione, in realtà è la forma sostanziale della, della gestione dell'acqua, allora si fa veramente anche qui un gioco delle, delle tre carte. Per capirsi molto semplicemente, se un'azienda che produce acqua minerale acquisisce una concessione trentennale, quarantennale della sorgente dove va a prelevare l'acqua per la sua produzione, quella sorgente rimane formalmente un bene demaniale, non viene venduta all'azienda, ma quell'azienda su quella sorgente ha il potere esclusivo per tutta la durata della concessione, perché voi non potete andare con la vostra tanica o la, o le vostre bottiglie a prelevare l'acqua che è stata data in concessione a una azienda. È un po' come lo scherzo che è stato propinato recentemente sulle spiagge. Hanno detto ma le spiagge rimangono bene demaniali e hanno tentato di spostare l'andata della concessione ai 90 anni. Come dire che per 90 anni la gestione esclusiva delle spiagge rimarrà in capo ai soggetti che hanno le concessioni e quindi di fatto quelle